prende un palo Insigne prima del gol del rigore, veramente Handanovic si salva, prende un palo Compedaglia nel finale, ancora Politano. Ma il Napoli aveva giocato, aveva avuto un'occasione nel primo tempo con Zielinski, un'altra con Lozano. Ragazzi, qua siamo davanti a un furto bello e buono. Poi il Napoli la prima mezz'ora aveva giocato maluccio, non male, aveva giocato statico, aveva giocato poco propositivo, era là, aspettava che succedesse qualcosa. Il Napoli del primo tempo, ecco, non c'ha gioco, questo vogliamo dirlo, lo dobbiamo dire. Mario Rui buttato su quella fascia, io non l'ho capita, caro mister, te lo giuro, però poi ti salvo su tutto perché il Napoli ha cominciato a giocare dalla mezz'ora in poi e se già nel primo tempo siamo 1-0 noi non abbiamo rubato niente. Addirittura quei due menagrano di Bergomi e Caressa hanno detto che meritava il Napoli almeno il pareggio. E per dirlo loro, credo che veramente siamo proprio alti come situazione. Detto anche dagli interisti, insomma, Napoli ha dominato 90 minuti alla fine di questa partita. Cioè, dobbiamo dirlo, Lukaku non prende palla. Assolutamente, Lautaro assolutamente. non prende palla, a un certo punto si butta e l'arbitro non lo ammonisce con una simulazione vergognosa. Clamorosa. Skriniar andava espulso, Barella andava espulso. Cioè, ragazzi, ma che cosa stiamo vedendo? Caro presidente, dove sei? Qua non basta Giuntoli, non basta neanche Gattuso, qua serve il presidente. Il presidente deve sbattere i pugni. Un arbitraggio vergognoso. Bakayoko non fa neanche fallo e viene ammonito. Insigne, io ripeto, ha dovuto bestemmiare i morti per essere espulso in un momento così importante. Io ve lo giuro, ma non perché dobbiamo difendere il Napoli, ma oggi io vi giuro, spero che il presidente prenda delle posizioni. Ma lo deve fare. Perché, ripeto, non serve Giuntoli, non serve Gattuso, non serve niente. Serve che De Laurentiis si svegli da questo sonno profondo che purtroppo va dalla terza giornata di campionato quando dovevamo affrontare la Juventus. Per me è così. Poi, ripeto, possiamo andare a cercare il pelo nell'uovo, Insigne non deve fare delle cose, Ospina e Koulibaly sul calcio di rigore un po' male, però io voglio rivederlo. Per me c'è fuori gioco tutta la vita di Gagliardini. Non lo so. Alberto Caccia. Ciao Francesco, buonasera ai nostri telespettatori. Sono amareggiato non per la prestazione, perché il Napoli, a mio avviso, se c'era una squadra che doveva uscire con la vittoria, con i 3 punti da San Siro, quella non era sicuramente l'Inter, ma il Napoli. Sono amareggiato per questo arbitraggio, senza voler trovare giustificazioni comunque al risultato finale, ma No, vabbè, ma insomma. è io parto da una gestione dei cartellini pessima, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando all'Inter è concesso praticamente tutto. Il povero Lozano credo che debba fermarsi in infermeria al fianco di Mertens. Anzi, speriamo che non arrivino brutte notizie anche per quanto riguarda Sì, sembra una brutta distorsione alla caviglia. il belga. Però davvero è una gara assurda, perché quel momento, quel calcio di rigore, quell'espulsione così assegnata, cambiano totalmente la storia della gara. Una storia della gara che poi non viene cambiata anche per sfortuna, perché il Napoli mette sotto l'Inter in 10 Mamma contro mia, in 11, 10 abbiamo avuto un'altra due occasione. occasioni, il palo, Il la palo, paratona, sì, la Politano, parata cioè. poi di Handanovic. A questo Napoli stasera, al di là della sconfitta, che purtroppo per il momento è un po' pesante per le primissime posizioni, però non c'è da recriminare nulla. Spero vivamente in un intervento della società che si faccia sentire, perché l'arbitraggio di stasera è stato vergognoso sotto ogni aspetto e soprattutto anche un po' quasi provocatorio, mi Come al permetto di solito, dire. come al solito, come al L'episodio solito. di Bakayoko è lampante. Arriva la prima ammonizione per l'Inter, tempo 30 secondi, un falletto, nemmeno un vero e proprio fallo di Bakayoko viene contrassegnato col giallo. E purtroppo comprendo anche il nervosismo eventuale di Insigne, che però per essere espulso da capitano che va a interloquire con Ripeto, l'arbitro deve aver detto davvero qualcosa, deve aver fatto una deve minaccia, deve aver aver detto dato una qualcosa minaccia, davvero bravo. di pesantissimo.
Spero vivamente che questa gara possa ricaricare gli azzurri ancora di più, e Speriamo. non essere, fra virgolette, una mazzata fra capo e collo, perché il Napoli, signori cari, questa sera, se c'era una squadra che doveva uscire vittoriosa da San Siro, era sicuramente il Napoli. L'Inter fa un tiro e mezzo, uno è sul rigore. Complimenti alla prestazione del Napoli di Gattuso, a parte i primi minuti iniziali, ma attualmente purtroppo il risultato dice questo ed è davvero un peccato e c'è davvero l'amaro in bocca, una sconfitta immeritatissima. Allora pare che Gattuso sia andato a fischio finale a lamentarsi con l'arbitro, ma ormai i Certo, giochi erano erano fatti. fatti. Ripeto, Bergomi alla fine anche ha detto il Napoli meritava il pari. La tabella di possesso palla 58 per il Napoli, parate da parte dell'Inter 4, 2 decisive. Tiri totali del Napoli 10 contro i 4 dell'Inter, tiri in porta 5 del Napoli, 2 dell'Inter, poi tiri da fuori 4, 1 dell'Inter, 5 tiri in porta nell'aria, 2 dell'Inter. Insomma, ragazzi, dai, veramente io non lo Anche i so, numeri, insomma, dai, si può dicono. dire di tutto perché, ripeto, i primi 30 minuti del Napoli non mi sono piaciuti, insomma. Però ragazzi, veramente incredibile. Intanto tentiamo di capire anche cosa si sia fatto Mertens. Per ora non ci sono notizie ufficiali. Il Napoli perde il secondo posto, adesso è quarto dietro l'Inter, che comunque si mette a un punto almeno, perché poi io ho perso un po' i Sì. risultati finali. Mi pare che il Milan abbia pareggiato alla fine, proprio nei minuti finali. Sì, 2-2. L'abbia recuperata, quindi praticamente l'ha La salvata. La Juve classifica. aveva pareggiato, poi Fiorentina Sassuolo 1-1, Genoa Milan 2-2, la Sampdoria ha vinto col Verona 2-1, l'Inter ha battuto il Napoli, Parma Cagliari 0-0, Spezia Bologna 2-2. Vai, dimmi, scusami. La classifica per il momento dice che il Napoli è quarto a pari merito con il Sassuolo, ricordiamo lo scontro diretto Sempre. però vinto dal Sassuolo. Vabbè, L'unica cosa punto in più preoccupante per di questa noi, sì. parte iniziale del campionato, anzi ormai siamo già dopo 12 giornate con 11 gare giocate, il Napoli ha perso tutti gli scontri diretti con le dirette concorrenti, a parte la Juve a E tavolino, la con Roma, beh, Milan. l'unica che ha battuto è la Sì, se Roma. vogliamo considerare per il momento anche la Roma nel novero delle dirette concorrenti, è l'unica che ha battuto. Per il momento Milan, Sassuolo e Inter ci hanno battuto, ma quella di stasera è una gara che secondo me purtroppo ricorderemo a lungo perché è davvero assurdo ciò che abbiamo visto questa sera, soprattutto nella ripresa. Va bene, allora dovremmo avere anche Massimiliano collegato che ha fatto anche il prepartita con noi. Max, ci sei? Max mi diceva che non mi sentiva, vediamo adesso se riusciamo. Max, mi Non mi senti? sento. Max? Ci senti? Massimiliano? Allora, vediamo se Ok. riusciamo a recuperare il collegamento. Io veramente sono molto arrabbiato, sono molto arrabbiato. Io perciò chiedo che De Laurenti si faccia sentire perché insomma è troppo tempo che non parla, eh. Andanovic dice potevano vincerla loro, gara bloccata e decisa da un episodio. A Sky Sport era una partita equilibrata, molto tattica, nessuno delle due voleva scoprirsi, questo è vero. La partita è stata decisa da un episodio, poteva finire anche a favore loro, ma alla fine ce l'abbiamo spuntata noi. Non credo che ci siano alti e bassi nelle prestazioni e che ci sono sempre stato, parla di lui. Io sono il capitano, l'uomo che mette la fascia anche nei momenti brutti. Il portiere a volte deve portare i punti a casa. Questa vittoria è molto importante. Scudetto, la parola scudetto possono dirla in tanti, però bisogna dimostrarla sul campo. E oggi non credo che l'Inter Sì, lo no, abbia meritato. assolutamente no. Riusciamo a recuperare Max? Vediamo un attimo, È caduto. Allora, forse si sta riconnettendo. Fra pochissimo riapriamo le linee anche perché voglio sentire i tifosi, vi chiedo di essere brevi, non so se hai qualche commento. Abbiamo Sì, Max? Max? eccoci qua, Ah, finalmente, dai. eccolo. Vai Max, voglio sentire la tua, dai. Allora, Francesco, buonasera a tutti, buonasera. E a tutti i nostri telespettatori, un saluto ad Alberto. Vai, No, Max, vai, 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 vai. sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto tu. C'è da dire che il Napoli ha regalato il primo tempo all'Inter non giocando.
una posizione inspiegabile quella di Mario Rui anche tatticamente, però la partita si era messa, diciamo, sui binari degli scacchi. Più che Conte e Gattuso sembravano Kasparov e Karpov, Sì, quindi una ma partita questo sono bloccata, d'accordo, questo sono d'accordo. una partita senza ritmo. Dopodiché, già nel primo tempo si era intravista la linea arbitrale. Ha lasciato correre tantissimo, anche quando non era il caso, un arbitraggio finto inglese, perché sì, in Inghilterra fanno giocare, però poi dopo il fallo volontario, la scorrettezza volontaria comunque viene sanzionata e viene punita. Invece Massa ha lasciato correre di tutto nel primo tempo. Il secondo tempo è cambiato un po' il registro, quando il Napoli comunque è riuscito ad alzare la squadra di 20 metri, a mettere pressione alla linea difensiva dell'Inter, ha preso in mano il centrocampo definitivamente, ha avuto la grande occasione con Insigne, fino a quel momento non pervenuto Insigne. Poi c'è l'episodio magico, c'è l'episodio del rigore. Entra Sensi, dopo neanche un minuto prova il tiro, un rimpallo, non si riesce bene a capire, anche perché se ne sono guardati bene del farci vedere un replay cosa Bravo, si sì, altra vede. cosa vergognosa. Quindi non si riesce a capire se sia fuorigioco o meno quello di Darmian. Il fallo c'è tutto Sì, perché l'ho Ospina detto prende il anche piede io. netto. Però, francamente, bisogna capire un attimo quella palla come è arrivata lì, se l'ha deviata un giocatore del Napoli, se invece è stato un passaggio diretto, se Darmian al momento del tiro già era in fuorigioco. Questo non è dato saperlo perché Sky ha pensato bene, insomma, di soprassedere su questa situazione e di far vedere la parte finale, quindi soltanto il fallo sullo Spina. Il Napoli, purtroppo, spiace dirlo, si è svegliato negli ultimi 10 minuti, si è svegliato quando si è ritrovato con un uomo in meno per una follia di Insigne, perché francamente, Francesco, Però se... Massimo, io devo sapere che gli ha detto, Sì? cioè, Max, qua siamo, cioè, gli deve aver bestemmiato i morti, perché c'è solo Francesco, così. sembra... Max, no, non si Sembra che... espelle, cioè, hai dato calcio di rigore alla squadra avversaria. Non lo sai se è fuori gioco, come pure tu stai dicendo, se senti pure che ti mandano a fanculo, non puoi Ma al massimo assolutamente dai un espellere. giallo, non Dai dai. un giallo, hai ammonito Spina. Non si ammonisce mai un portiere che sta su quella palla perché c'era Koulibaly accanto. Dai, per favore, noi dobbiamo essere giusti. Dobbiamo essere giusti. Poi facciamo anche i tifosi, ripeto, ma noi dobbiamo essere giusti. Ripeto, se lo ha mandato a quel paese non è mai rosso, mai. Ripeto, deve avergli Sì. O bestemmiato i morti. Solo così. Cioè, deve aver detto un bestemmione. avergli detto un venduto, qualcosa del Bravo, ho genere. venduto o bestemmione Un per il altro. russo, dai. Cioè, non è che stai in mezzo al campo e senti, sei uno stir e allora lo butti fuori. Stai avendo un calcio di rigore, non vai a vedere al VAR, non senti il check, dai. Sei in malafede, caro Massa. Francesco, anche perché sicuro, la linea arbitrale era quella, però come ti stavo dicendo, sembrerebbe che dal labiale Insigne abbia detto testuale in dialetto Fallom. E Quindi, Fallom, dai, ma tra è espulsione, l'altro è anche un Fallom. cultore della lingua napoletana, allora l'arbitro. Massa sa il napoletano, allora. Dai, Fallom, non ci Beh, voglio credere. Ti prego. come il guardialine a Pechino conosceva il macedone. Ho capito, allora ditemelo. Allora dite che era tutto premeditato. È tutto La preparato. stessa cosa. È tutto preparato, ragazzi. No, ma Francesco, oltre al danno pure la beffa, perché Cioè, Insigne è giochi senza capitato, Mertens, l'ho senza so diretto, Insigne. sono 2 giornate. Bravo, ho paura che sono due Sì, eh no, è giornate per rosso diretto, Insigne. è Sono due capitano, è rosso diretto, giornate, è sono per 2 giornate. bravo. Quindi oltre al danno anche la beffa. Diciamo che gli arbitri si sono portati avanti con il lavoro anche per la prossima di campionato. Comunque, paradossalmente, Francesco, il Napoli in 10 gioca meglio. E il Napoli in 10, negli ultimi 10 minuti, ha le 3 occasioni da gol più grandi di tutta la partita. E questo è il rammarico più grande, perché se il Napoli il primo tempo, invece di accettare la partita sotto ritmo voluta dall'Inter, avesse schiacciato sull'acceleratore, i risultati sarebbero stati diversi.
perché noi abbiamo visto un grandissimo Napoli negli ultimi 10 minuti. Sarà stata la forza della disperazione, sarà stata la forza di voler recuperare una partita che giustamente si sono sentiti rubata, sarà stato quello che sarà stato, però il Napoli degli mi dicono di un Gattuso arrabbiato a Sky, ma ripeto, non deve parlare Gattuso, deve parlare il presidente. Deve parlare il presidente. Oggi è oggi, De Laurentiis deve andare, deve chiamare pure a Sky telefono e dice guardate io voglio parlare, perché così si fa oggi, oggi si fa così, poi non lo so, vabbè, comunque dai. Allora, vorrei aprire le linee, lo so che sarete arrabbiati, vi chiedo di essere brevi tutti, perché se no veramente dobbiamo andare al tassativo, no? Adesso? E allora andiamo al tassativo così poi continuiamo lunghi, dai. E allora siamo tornati, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche su Facebook siete scatenati, sì. Io capisco, insomma non è facile, qualcuno dice il Napoli voleva portare a casa il punto e forse pure l'Inter era contento di questo risultato, dobbiamo dirlo, però ragazzi un punto forse oggi sarebbe stato perfetto anche perché il Milan pareggia, la Juve pareggia. Cioè, insomma, domani vediamo la Roma che fa, però sarebbe stata un risultato comunque importante per il Napoli. È chiaro che poi l'occasione fa l'uomo ladro, in questo caso, e la vince. Sconfitta immeritata, ma l'ennesima regalata da noi. Sono quattro certe partite vanno segnate e chiuse subito, altrimenti dalla prima occasione ci purgano. Questo è il messaggio di Luigi. Sono fiero del mio Napoli, è stato il padrone del campo, il resto è anti-Napoli. Andiamo al telefono, vi prego di essere brevi ragazzi. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Vai, non ti vai. Sento, vai Sergio, vai, vai. Allora, una parola, rispetto, rispetto, rispetto. Pretendo rispetto come ma da chi? Da chi? Da chi lo vuoi sto rispetto? Non esiste, ma se il Napoli non parla, se il Napoli De Laurentiis non è possibile arbitrare una partita in questo modo. Lo so, ripeto, è vergognoso. È vergognoso, sì, è vergognoso, sì, è vergognoso, vergognoso, vergognoso. Lo pretendo il rispetto come tifoso e come amante del gioco del calcio. Beh, hai ragione. Sì. Come l'hai vista invece poi la partita al di là degli episodi? C'è stato qualcosa? Il primo tempo ha giocato una partita di attesa, molto attenta a non sbilanciarsi così come al pari ha fatto l'Inter. Sì. Ognuno cercava di il corridore giusto al momento giusto. Una partita a scacchi, diciamo, una partita a sì, scacchi. Sì, una partita tattica, veramente sì. Una partita a scacchi. Ognuno faceva attenzione a non perdere palla, la partita chiaramente risultava lenta, noiosa, perché non si può pretendere che una partita tattica diventi anche brillante, è diventata brillante nel momento in cui il Napoli ha reagito nel secondo tempo. Sono sì. D'accordo con Max. Sì. Allora, grazie Sergio, a domani. Allora, Marocchi a Sky ciao, dice forse a fine stagione diremo che questa gara ha deciso il campionato. Addirittura. L'espulsione di Insigne è perché il capitano vede la squadra giocare bene e andare sotto. E che significa? Quando arrivi a questi scontri diretti conta solo il risultato, dietro questo escono fuori la emotività delle squadre. Una gara non bellissima, giocate a fasi alterne, un ritmo basso, un grande poi dice una grande partita. Bah, insomma non lo so, vabbè, comunque. Vabbè, Marocchi poi alle volte non lo, vi giuro non lo capisco. Bucciardini, Francesco scusami, senza la ritmo, ma senza ritmo la tecnica degli azzurri emerge, vabbè. Dimmi no, dico quella di Marocchi è una supercazzola. Sì è la tipica, cioè, supercazzola, che cosa ha detto? Niente. Vabbè, anche Pistocchi mi dispiace che è sempre attento alle cose arbitrali, dice Napoli a larghi tratti meglio dell'Inter. Un po' di fortuna. Ti dico una cosa nel frattempo, perché Gattuso sta parlando a Sky. Sì, mi hanno detto che è arrabbiato. E ha messo, praticamente, ha detto, l'ho sentito, praticamente Insigne ha mandato a quel paese l'arbitro, dicendo proprio l'ha mandato in questo posto. Sì, se vuoi te lo leggo, se vuoi ce l'ho. Okay. Se vuoi ce l'ho. Allora, ho detto a Massa che 2 minuti prima dell'espulsione aveva fatto i complimenti al capitano del Napoli e poi lo butta fuori perché lo manda a cagare.
queste cose succedono solo in Italia. In Inghilterra, se dici fuck off, gli arbitri non ti fanno niente. Noi abbiamo creato molto di più. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori perché manda a cagare l'arbitro dopo un rigore dubbio. Ha ragione. Bravo, vuoi dire che è un permaloso e che questo lavoro non lo capisce. Stiamo giocando tanto, una parola può scappare. Solo in Italia si buttano fuori i giocatori per queste cose qui. Allora io quando giocavo cosa dovevo fare? Una partita sì e una partita no. Un vaffanculo dopo un rigore, ragazzi, ci può stare. Uno deve avere l'intelligenza e il tatto di capire che ci stiamo giocando tanto. Non può far rimanere una squadra in 10. Cosa ha detto Insigne all'arbitro? Gli ha detto vai a cagare. Questo sarebbe stato. L'ho buttato fuori, noi ci lecchiamo le divise. Noi ci lecchiamo le divise. Non è una roba che mi invento io. Io ci ho giocato in Scozia e se dici fuck off non succede nulla. Vabbè, insomma, questa è un po' la stessa cosa che aveva detto prima. Non so se ha parlato ancora, almeno per ora no. Solo in Italia ti cacciano. Insomma, non vedo altre dichiarazioni per ora. No, insomma, non ce ne sono. Sì, il rigore c'era, lo sto dicendo. Anche molti amici stanno scrivendo così. A Morata dice Salvatore gli hanno tolto una giornata di squalifica, vediamo se lo fanno anche noi, figurati. Poi Morata non era capitano. Bravo, poi Napoli orgoglioso di te, hai giocato bene, scrive Better Chiavitelli. Enzo, gli arbitri italiani sono terribili. Luigi Rispoli ci manda, anzi Leonida Rispoli ci manda anche pagella, mettendo addirittura 8 a Koulibaly che non ha mai fatto giocare Lukaku, sono d'accordo. Poi tutti i voti molto positivi, dicendo che Massa è stato scientifico, sconfitta immeritata, ma è l'ennesima regalata, l'avevamo letto. Maurizio scrive vergogna, Roberto vergogna, vogliono far vincere lo scudetto all'Inter, il Napoli voleva portare il punto a casa, grande Napoli, ha gestito tutta la partita. Domenico, il Napoli è destinato però a perdere. Francesco, Maschini ha ammazzato Lozano, non è stato neanche ammonito, no, è stato ammonito, ma così. Nel 2020 neanche un rigore a favore, vabbè, questo figurati. Comunque se gli danno due giornate facciamo come la Juve, Morata si leva una giornata e si paga l'ammenda. Vediamo, insomma, come dice Max, c'è il problema di adesso dobbiamo metterci tutti intorno al Napoli, tutti per forza, ha giocato bene. No, ma non è il fatto di metterci intorno al Napoli, perché non c'entra questo. Noi siamo sempre con il Napoli. Il problema è che abbiamo detto che questo Napoli, forse di gioco, ce lo siamo detti anche te, Alberto, durante la partita, i primi 35 minuti, anche se il Napoli aveva avuto pure un'occasione in questi 35 minuti, aveva fatto sempre la stessa cosa, palla indietro, palla dall'altro lato, palla di nuovo indietro, si provava a trovare spazio, non si prova mai, l'unico che provava a saltare l'uomo è stato Lozano, ma poco altro. Max, sei d'accordo? Perché solo questo abbiamo perfettamente visto. D'accordo. Perché poi abbiamo visto solo questo. Purtroppo abbiamo visto il solito giropalla, troppo inutile, sterile, esasperato. Anche quando c'erano degli spazi, comunque non si è provata mai l'imbucata per i primi 30-35 minuti. Un paio di volte si è provato a premiare il taglio di Lozano, ma sempre in maniera molto approssimativa, con dei lanci di Koulibaly fuori misura. Però ripeto, Francesco, io guarda, stasera ti dico una cosa, a differenza forse di come può sembrare, io penso che i pareggi che ci sono stati con la vittoria con i tre punti sono mezze sconfitte anche per loro, perché alla fine il Napoli ha perso un punto, Beh, però ne ha persi due sull'Inter. Però due ne ha persi sull'Inter. Ne ha persi due sull'Inter, ma l'Inter non è però, secondo me, la squadra su cui il Napoli deve fare la corsa. Ti dico proprio la verità, Albert. E poi c'è il ritorno in casa. Bah, questo sì. Però nel frattempo questa gara, come dicevo in apertura, non so se mi sentivi, spero che in qualche modo possa ricaricare e possa dare ancora di più mordente quella fame che in certe volte, soprattutto nel primo tempo di questa gara, anche questa sera, questa squadra non ha. Quindi spero vivamente che questo episodio negativo possa in qualche modo far fronte a una mancanza che c'ha questa squadra, al di là dei tatticismi, delle scelte di Gattuso. Questa squadra non ha fame, l'hai detto anche tu, no? Negli ultimi 10 minuti gli è venuta questa fame, questa voglia di trovare paradossalmente il risultato con un uomo in meno. Spero vivamente
che questo risultato possa servire a questo, anche questo episodio con l'espulsione di Insigne, perché è l'unica chiave positiva che trovo questa sera, oltre al fatto che comunque, come dici tu, nel campionato dei 3 punti, certi pareggi, come sono stati questa sera per Juve e Milan, Sì, possano in per qualche modo... fortuna Sì. possiamo dire, per noi sì, per noi perdiamo un punto solo sulla Juve e un punto sul Milan. Sì. Secondo me. Vediamo la Roma domani che fa, la Lazio pure aveva pareggiato, no? Quindi tutti i pareggi, oggi era la giornata perfetta per i pareggi, a noi sarebbe andata di lusso perché pareggiare a Milano poteva essere positivo per noi. Non ci va così, ripeto, c'è da capire perché il Napoli Ovviamente, non gioca ovviamente. subito in un certo modo. Allora, scusatemi, ma fermo ancora, vi fermo ancora perché Gattuso finalmente parla anche di calcio. Allora, dopo l'espulsione vi siete sbloccati. Gli chiedono, è stata una partita tattica, la mia squadra ha fatto una grandissima partita, ha fatto ciò che doveva e anche qualcosa di più. Se stiamo a giudicare la partita, meritavamo più noi che loro, ma i gol bisogna farli. Ora pensiamo alla Lazio. Di questa gara rimane solo la prestazione. Del VAR già abbiamo detto, o si buttano fuori sempre i giocatori quando dicono vaffanculo o no. Come sta Mertens? Distorsione alla caviglia. Un mesetto, siete Sì, d'accordo? una Mese? di se Un distorsione almeno un mese. mese. Nella ripresa la gara si è sbloccata, anche il primo tempo è stata una partita di livello, io e Conte abbiamo fatta diventare brutta forse a livello tattico, ma nel secondo tempo le cose ne sono cambiate, riuscivamo a trovare le giocate, abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con Mario Rui che teneva la quinta posizione avanti, poi questa ce la facciamo spiegare da mister Daniello, durante la nostra costruzione a tre, l'Inter ha gran forza fisica e noi abbiamo sofferto poco. Oggi, secondo me, anche se provavamo a far gol con le mani, non ci riuscivamo. Abbiamo avuto tante palle gol. Ancora su Massa, vabbè, diciamo sempre la stessa cosa. Anche io mi prendo i vaffa in allenamento perché non fischio un fallo. Ma ha ragione, insomma, ha pienamente ragione. Insomma, è permaloso, vabbè, ma è come tutti gli arbitri italiani: permalosi e scarsi. Permalosi e scarsi. Non c'è nulla da fare con questi arbitri che non c'è un ricambio, sempre permalosi, sempre scarsi, sempre permalosi, sempre scarsi. Va bene, qualcuno dice oggi ci hanno voluto fermare, in 10 Armando dice il Napoli poteva anche vincere, arbitro indegno dice Armando, Inter c'ha un grande portiere e per questo anche il Napoli non vince. Vabbè ragazzi, ma anche Ospina non ha mai parato No, non l'ha nulla. parato Che nulla. doveva fare? No. Sull'uscita poteva uscire meglio No, lì? credo che in quel momento in quel caso, con quella posizione con Koulibaly che era Che era comunque. di No, credo fianco. che l'uscita di Ospina sia stata Così. giusta. Non credo abbia sbagliato i tempi, sinceramente. Vedo che Max è d'accordo anche con me. Sì, siamo d'accordo. Andiamo al telefono, dai, andiamo ancora al telefono. Pronto? Sì. Pronto, Ciao Ciro, buonasera. buonasera a Ciao te. Ciro. Allora, diretto, io sinceramente non ho nulla da dire. Magari l'unico appunto da fare è che forse il Napoli poteva essere prima più, Quello diciamo, sì, quello sì. incisiva, si è un po' rispecchiato nell'andamento della partita, ma il Napoli ha fatto un'ottima partita alla pari anche superiore all'Inter. Poi c'è quell'episodio e poi a mio avviso diretto ci vogliono gli uomini. Tu no, dopo il rigore non puoi regalare anche un uomo e l'ha fatto il capitano. Cioè quando noi chiamiamo ed è pure voi piangete, ma perché quello non è andato a protestare? Ma perché quello non ha fatto questo? Lo Avete so, visto che è chiaro. succede? Cioè sinceramente Però vabbè, ripeto, l'ha detto anche Gattuso, se tu mi espelli per un vaffa. Ma nel momento che c'è un rigore, Massa fino a quel momento non ha ammonito nessuno, forse solo Bakayoko e Skriniar aveva ammonito, una partita cioè, dove ha lasciato correre, cioè cazzo russo, Insigne qualcosa ritta, e quindi tu nemmeno il capitano L'hai sai sentito fare, però cosa ha perché a detto? Milano tu non puoi dopo un rigore, quindi già sei penalizzato, il rigore c'è tutto. È un episodio perché la partita era equilibrata, ma se stanno 20, 30 minuti, 25 minuti, non puoi lasciare la tua squadra in 10, non pazziamo, perché un Napoli si è vista la reazione che ha L'errore io avuto te lo e in sto 11 l'avrebbe dicendo, pareggiata. E io quindi l'errore stiamo te lo sto sempre là, passando, si però. devono tagliare i rami secchi, come ha detto sempre Massimiliano, e anche stasera, purtroppo.
purtroppo è l'ennesima dimostrazione. Ma voi sapete con quanto io voglio bene a Mertens, ma Petagna ha fatto una partita una. Lo so, è però vero. Il problema è Petagna, però non può giocare 70 metri alla porta, capito? Non c'è il fisico per poi tornare. Sì, ma se io vedo l'ultima partita di Mertens, ti preferisco a Petagna. Sì, ho capito, vabbè, però. Ripeto, ma non me ne voglio, Mertens è a fine corsa. Vabbè, comunque intanto. E poi ripeto, dal capitano non puoi. No, sei un giocatore importante. Da capitano hai ragione che non lo devi fare. Però se hai detto vaffanculo, ragazzi, lo diciamo tutti i giorni. No, dai. Diretto una favore e fanno buono puro. Vabbè, comunque. Dai. E fanno buono puro, ma un capo team piglia sempre con l'arbitro, se non mi quadro se fai spell. Cioè tu non solo concedi il rigore, fai sta pure fuori. Ma perché alla ti passa non succede? Perché ti hanno protestato. Questo pure è vero, ho capito. Però, ma scusate, cioè... vaffanculo tra le piazze una favore, ma non ero prima. Cioè non è che hanno pigliato solo l'insigne, perché la tavola qua e loro l'hanno dittata favore. Vabbè. Allora, ciao. Intanto vi dico anche l'amico Marco Bottino che saluto, dice Bakayoko in Napoli-Milan espulso per molto meno, Brozovic doveva andare fuori ad inizio secondo tempo. Marco, ma doveva andare fuori Skriniar, doveva andare fuori Barella, sì. Perché se tu mi espelli Brozovic, così, certo Brozovic, se tu mi espelli Insigne così, devi buttarne altri tre dell'Inter poi dopo. Cioè, ma il problema, replay sparito, bravo Francesco Romano delle bombe di Vlad che saluto, sparito il replay del VAR, non si capisce perché non si fanno mai vedere un replay, dov'è, se mi tracciate la linea a terra e mi dite che a Gagliardini non è in fuorigioco, per me, ragazzi, qualcuno mi dice avvertimento per non andare avanti nel grado di giudizio contro la Juve. Ragazzi, ma no, perché io poi quel punto l'ho avuto in casa, sì. Se mi togli pure questo, no. Cioè ragazzi, ma basta, tanto perciò dico, dov'è De Laurentiis? Sul fuorigioco c'è anche nel primo tempo, su Lozano, che viene chiamato quel fuorigioco, incredibile, che era incredibile, quel era brevissimo linea, replay che abbiamo linea, intravisto, era nettamente in linea, cioè ragazzi, io, allora, diciamoci la verità, allora, se De Laurentiis, perché è un bastian contrario, è un innovatore, lo sapete, io non ho una simpatia così esagerata per il nostro presidente, però se il problema è che De Laurentiis vuole andare contro il sistema perché è un innovatore, allora veramente noi dobbiamo lasciare andare, cioè perché sennò qui usciamo, non ne usciamo vivi. Io capisco che quest'anno si vuole riportare il Milan e l'Inter in Champions, e sono d'accordo che la Juve non può arrivare casomai non nelle prime tre, però ragazzi qua siamo allo scandalo, sì. Cioè siamo allo scandalo dopo tutto quello che sta succedendo. Ripeto, io oggi mi arrabbio con chi critica il Napoli, no, perché il Napoli va anche criticato per alcune cose, però oggi il Napoli meritava almeno il pareggio, e ripeto, Massa è scientifico, Insigne due giornate, non gioca casomai con la Lazio e col Torino. È così, Mertens fuori, Osimhen non torna, ci siamo tolti il Napoli da mezzo, perché questo è un po' il giochino. Ragazzi, non va bene. Su Mertens, visto che mi chiedevi prima della distorsione, ringrazio il dottor Gavezzani che ci segue da Modena. E lo salutiamo. E mi dice: dipende ovviamente dal grado di distorsione, però si va da un minimo nel completo recupero, quindi nel ritorno anche in campo, da un minimo di 4 settimane ad un massimo di 7 settimane. Mamma mia, speriamo. Quindi di no, speriamo bisogna di capire no, poi ovviamente no. Il grado mi auguro della distorsione. Un mese non sarebbe male, anche se comunque ci sono due partite adesso. Poi c'è la Coppa Italia a gennaio. No, ma poi ci sono due partite, 3 e 6 gennaio. 3 e 6, sì. Sì, ne salterebbe 4 almeno. E poi c'è il 20, c'è la Juve. Esatto, fra meno di un mese. Mamma quindi, mia, ragazzi. In questo momento potrebbe esserci un rischio anche per la Supercoppa. Vabbè, brutto, sperando che Osimhen recuperi. Allora proviamo a fare al volo un'altra telefonata. Pronto? Caduta. Io ho letto un po' di messaggi anche sulla nostra diretta, vediamo anche su Facebook, lo so che siete arrabbiati, ma siamo arrabbiati tutti. Pronto? Sì, sono Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera. Ciao Mimmo. Allora mettiamo un po' di cose. Se qualcuno non si aspetta che io stasera metta a parlare male dell'arbitro sbagliato Palazzo, nel senso che Ciro ce l'ha a morte con Insigne. Vabbè.
Allora, se non è morto con Insigne, con che cosa doveva fare? Forse un inciso dalla cabina, ho sentito che due giornate perché il capitano. Io vi ricordo che questo Insigne stava in campo, Morata, la partita era finita, è andato dietro e gli ha detto sei un figlio di puttana. Questo gli ha detto all'arbitro. E il labiale lo ha fatto vedere, per cui si hanno messo una, per quel fatto a fine partita già finita, stavano andando a casa. Allora l'adrenalina che c'è in campo non c'è quando è finita la partita, o meglio non è un'azione di gioco. Premesso questo, quindi Massimo Insigne proprio sulla scorta di questo dovrebbe pigliare una giornata, ma non è questo il ragionamento. I ragionamenti che io ti faccio con te da 25 anni è dovuto al fatto che quando non appena alziamo un poco la testa, sì, c'è qualcuno che ce l'ha fatta. Però Mimmo, allora però aspetta, noi però ci dobbiamo mettere d'accordo, perché poi noi con Sarri sfioriamo lo scudetto, ok, non ce lo fanno vincere, però qua ci stanno tenendo proprio, sai quando ti trattengono, quando sì, sei in corsa e ti stanno trattenendo, perché un punto in meno, i tre punti alla Juventus, la sconfitta di stasera, quello che abbiamo visto in altre partite, non c'è mai un calcio di rigore del Napoli. È vero che il Napoli arriva poco in aria, perché il Napoli questo ha il difetto, che arriva poco in aria, però ragazzi neanche un calcio di rigore mai, cioè non è possibile, capito? Cioè a me sembra che ci stanno trattenendo, eppure l'Atalanta è morta, vero, oggi sì. Fa una mezza partita, vabbè, con la Juve, la Roma gioca bene, però quella è, la Lazio si sta suicidando da sola, così, cioè praticamente ad esclusione arriviamo quarti, cioè ad esclusione, cioè rimangono Juve, Inter, Milan e noi, sì. Perché insomma sei d'accordo, sì. No? Sì, ma perché? Perché il calcio italiano, il suo insieme, vedi la coerenza, anche se tu metti la coerenza con le decisioni della sentenza che è di Juve-Napoli da parte dello sport e della FIGC, e mette sullo stesso piano gli arbitraggi, c'è coerenza di comportamento, non è che è una cosa differente dall'altra, uno conferma una sentenza che non esiste, l'altra, e questo è l'arbitraggio. Massa sa benissimo che nel momento in cui il potere di Inter Milan Juventus, che esiste da quando esiste il calcio, sa benissimo che se l'arbitraggio lo interpreta tutto al contrario, domani se lo mangiano viva e fa la fine dei Furnoni. Tra l'altro Furnoni mi pare che fosse alla Moviola. Ma là non devi fare niente, allora, Mimmo, là non devi fare niente, devi dare il calcio di rigore, lo dà Mimmo, aspetta, però dialoghiamo, perché sennò parli solo. Mi fa bene anche a me dialogare. Allora, ti dico una cosa, là dai calcio di rigore, ok, vediamo se il VAR ci fa vedere l'immagine della linea di Gagliardini, se non è fuori gioco io alzo le mani, perché certo, quello è calcio di rigore. Lo tira Lukaku, segna, basta, senti qualcosa da Insigne, ti stai zitto, non dici niente, te ne vai. E fai giocare 11 contro 11 con l'Inter in vantaggio. Può essere anche che non la pareggiamo mai, perché noi non la pareggiamo forse, però fai giocare, non mi butti Insigne fuori come dici tu da capitano, come ha detto anche Max, e quindi lo butti fuori per due partite prossime con Mertens che si è rotto, cioè è questo, capito? È l'accanimento, sì, è però l'accanimento. Ma dimmi una cosa, allora ascolta un attimo. Sarebbe la cosa più stupida del mondo, perché questi ragionamenti ce li stiamo facendo da almeno 10 anni. Allora, quando vediamo quegli arbitraggi scandalosi, ne dobbiamo parlare subito dopo. A me non mi sta bene, io non ne voglio parlare più. A me mi sta bene che mi mandi pure perché ha perso la testa in figlio, però io non posso giocare con Skriniar e quei due in campo. Ma quello è il problema. Skriniar va espulso, allora, Skriniar va sul Lozano e va buttato fuori. Anche se mi fai giocare 5 minuti 10 contro 10, ma me li devi far giocare. Sì. Là è rosso per Skriniar, è netto. Ma il Skriniar il rosso è per 6 volte, 7 volte, 8 volte, cioè è ripetitiva. Lui fa falli ripetitivi senza palla. Lozano è stato letteralmente massacrato, ma il giocatore è rimasto in campo. È senza palla, sto parlando io. Allora il problema è, e te lo metti in testa, il problema non è che domani mattina il presidente del Napoli si fa sentire. Da chi? Da Agnelli? Da chi? Da Gravina, che è il ragazzo di Agnelli. Ma da chi si deve far sentire? Nel calcio italiano, e poi vi lascio,
la differenza tra il calcio europeo o mondiale e il calcio italiano sta nel fatto che gli arbitri all'estero, tu vedi una decisione, qualunque essa sia, è perché è incapace, cioè in buona fede è incapace di aver deciso diversamente. A Napoli, in Italia, le partite sono pilotate nel risultato e nel modo di impostare il campionato. Cioè, è pilotato. Quando invece è una sfida diretta, una sola partita, vedi la Coppa Italia, il Napoli si porta la Coppa Italia a casa. Perché non si può truccare la partita, ma truccare a partita secca. Ma il campionato si pilota, l'arbitraggio si pilota. Massa stasera ha arbitrato. Io sono d'accordo con te al 100% sul fatto che noi non riusciamo a capire un rigore che Ospina ha fatto perché è arrivato in ritardo sul piede, ma che io possa dire, io fin dal primo momento ho detto è fuori gioco, questo è fuori gioco, sta un mezzo metro più avanti. Ebbene, il VAR ha avuto la capacità di non farcelo vedere. E non è la prima volta, vedi Milan-Napoli-Milan, subito dopo il Bakayoko. Ma io non voglio, gli episodi che io racconto da 30 anni, e degli ultimi 10 li abbiamo visti in quella maniera lì, stanno a significare che il calcio italiano, come disse Agnelli, e quello è rimasto ai tempi di Maradona, voi laggiù potete fare un miracolo e poi è finita. Quando nel 90 abbiamo fatto il secondo miracolo, lui non ci ha visto più per quella situazione qui, ha detto per piacere rimettete la bottiglia di gassoso per le urine, pure se non sono sue, e lui è questo fece Agnelli. E dopo 30 anni ci troviamo ancora in questa situazione. Allora il problema è, domani vedi tutti i giornali scandaloso, ma chi se lo ricorda fra 3 giorni, 4 giorni? No, nessuno, nessuno. A me mi fa paura una sola cosa, che il Napoli è nella qualificazione, quello a me mi ha dato proprio la botta finale, è nella qualificazione delle coppe e successivamente la partita con la Sampdoria, pur avendo la Sampdoria 8 giorni di tempo per prepararla, mentre noi avevamo giocato 72, aver portato i due risultati a casa, io ho visto fare da tutti, non salvo nessuno, perdonatemi, 4 e mezza al Di Lorenzo. Sì, sì, no, c'è stato, ma io ho fatto 2 puntate sulla criticità. Mimmo, grazie, vado avanti grazie perché sennò non... Non abbiamo. Ti voglio dare un dato su Massa. Dammi tutto. Davide Massa, sai qual è la squadra che ha avuto più espulsioni con Massa nella sua carriera? Sì. Il Napoli. Vabbè, ma figurati. E Massa non arbitrava. Massa di Torino, questo signore. Sai qual è stata l'ultima gara che ha arbitrato Massa? No, non lo Fiorentina-Napoli 3-4 con quel rigore di Zielinski stranissimo. Ma ripeto, ma ragazzi, questi arbitri sono scarsi e in tra l'altro Massa è un internazionale. A fine carriera 39enne. Non ci si aspetta cose del genere. Buon anno di Sky, sta con Gattuso sul Rosso Insigne. A volte serve sensibilità e non ascoltare. Ecco, bravo. Non leggo altre dichiarazioni. Ah, Conte, ecco qui. Allora, ufficiale infortunio Mertens, attenzione, la conferma del club, trauma distorsivo, domani ulteriori valutazioni. L'attaccante è uscito in lacrime e sostituito durante le sue condizioni, verranno valutate domani. Distorsione alla caviglia, speriamo non ci siano interessamenti di altro genere, sarebbe speriamo terrificante. Ha parlato Conte a Sky, gara brutta, siamo stati fortunati ma questi punti valgono doppio. Vabbè, come dire, incazza e porta a casa, che se ne frega, certo. Vi siete esposti al possesso del Napoli, gli chiedono, e avete faticato a trovare Lukaku, la strategia sia nostra che loro, ma più loro perché non l'hanno mai cambiata, era comunque quella di abbassarsi e coprire tutti gli spazi nella metà campo cercando di rubar palle e ripartire con Lozano, Insigne e dopo Petagna. Nel primo tempo abbiamo provato a prenderli altri, ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate preparate. Zielinski ci ha messo un po' in difficoltà dietro a Brozovic, alla fine questo tipo di situazioni però ha pagato, anche se alla fine siamo stati un po' fortunati con quel palo. Almeno Conte non piange stasera, insomma, vai. Guardavo... contento il parrucchino. Vai. Guardavo nel frattempo il calendario, ipotizzando le, speriamo, soltanto 4 settimane, il minimo per Mertens, salterebbe 7 partite e rientrerebbe nella prima partita, che sarebbero tutte di campionato più una di Coppa Italia al 13 contro l'Empoli, e poi ovviamente dovrebbe rientrare, se sono effettivamente 4 settimane barra 5,
per la sfida di Supercoppa che si giocherà il 20. Speriamo ovviamente che però sia solo ed esclusivamente una distorsione, magari del grado meno importante. Speriamo. Intanto ancora Marco Bottino mi manda una sequenza sul fallo di Zielinski, ma lui là non ha neanche chiamato fallo su Brozovic, non fa, no, che lo tira perché è non assurdo, aveva chiamato quella fallo è, sembra una scena precedente. Da quella Terence Hill e Bud Spencer, sì, infatti quella è terribile, là non ha chiamato neanche fallo. Vabbè, allora un'altra telefonata, c'è, pronto? Pronto? Vediamo se c'è caduta, vediamo di recuperarla, ci sono tanti messaggi, perdonateci. Ci sarebbe da parlare per ore, Enzo da Pompei. Buonasera Francesco, l'ha sempre detto, l'arbitraggio e il VAR sono sempre contro di noi, tanti falli su di noi, il primo tempo nessuna ammonizione, Insigne ingiusta l'espulsione, l'arbitro Massa non è un colpo al Napoli, ha aiutato il Milan, l'Inter e la Juventus. Allora andiamo al telefono, pronto? Pronto! Bobo! Ciao Bobo! Bobo. Buonasera a te! Buonasera, mala serata! Mala serata, sì, mala serata proprio! Ragazzi, io saluto a tutti in studio, c'è un'amarezza gigante, veramente grande quanto Napoli, perché non si può vedere uno spettacolo del genere con un arbitro del genere. È bene che noi non dobbiamo fare, diciamo, i seri e non dobbiamo, diciamo, dire le parolacce agli arbitri, però questo ce lo dicono proprio dalla bocca, perché quello che è successo oggi è inguardabile. Cioè, ecco, adesso capisco perché fanno cambiare sport alla gente, perché questi... Io sono pienamente d'accordo per tutto quello che ha detto Mimmo prima, perché veramente, guarda, non si può più di questo spettacolo. Cioè, il Napoli è andato là umile, facendo la partita di accontentarsi, perché poi noi abbiamo una mitragliatrice in mano, però abbiamo giocato come le cebottane dei ragazzini. Cioè, noi ci abbiamo... giocatori, fior di giocatori, ma perché non lo facciamo prima questo gioco? Che se noi giochiamo bene, gli diamo tre palloni, se giochiamo dall'inizio con e questa è la domanda che ci dobbiamo porre, sì. Domani, diciamo, con calma ce la dobbiamo porre, sì. Perché non abbiamo accelerato quando potevamo, quando l'Inter è sembrata anche arretrare. Poi un'altra cosa, Francesco, perché poi Insigne ha detto vicino all'arbitro va a vedere il VAR, al momento in cui Massa ha detto no, non lo vado a vedere, l'ha mandato a cagare. Cioè, ho capito. Queste sono le parole. No, questi invece hanno dicerbezzato, hanno detto diversamente, hanno detto bugie, perché poi si arriva proprio all'inverosimile. Veramente... cioè falsificano tutto, e allora non è più, diciamo, un calcio vero, perché poi io a questo punto qua mi ricordo Diego quando diceva noi dobbiamo vincere contro tutti. Sì, sì, ma sì. Questo sì. Ecco perché lo diceva. Vabbè, Bobo, grazie della tua telefonata. Sì, l'amarezza è tanta, ragazzi. No, lo so. Allora saluto anche Giacomo Borrelli, mi rode tanto, ci hanno fatto una rapina in piena regola, concordo con te, ADL dove sei. Questa è una delle tante beffe che ci andremo incontro, in questo campionato. Ma ragazzi, però poi a questo punto se le beffe continuano bisogna trovare una soluzione, bisogna capire che cos'è che non va. Perché ripeto, io lo dicevo prima con Mimmo, ragazzi, Roma, Lazio, Atalanta, ma anche se ci vogliamo mettere il Sassuolo, non mi sembrano che in questo momento riescano a tenere anche il passo del, sì, Napoli. Ripeto che manca un punto e una partita non giocata. Sì. Davanti a noi possiamo arrivare quarti proprio perché siamo buttati dietro da questi qua, perché Milan, Inter e Juve si devono giocare lo scudetto, perché la Gazzetta dello Sport deve scrivere scudetto a tre, che ne so, queste cose qua. Però dopo il Napoli ancora comunque è in vantaggio sulla Roma, la Roma deve giocare, la Roma ci potrebbe superare domani. Con chi gioca la Roma? Aiutatemi. Però voglio dire, domani gioca col Torino, sì. Speriamo che il Toro faccia almeno un pari,
Però ripeto, in questo momento, dai, insomma, non mi pare che la Roma, né il Sassuolo, né l'Atalanta, né la Lazio, ragazzi, rimane a 18, noi siamo a 20, a 23, più 1, 24, insomma, quindi per questo dicevo, eh. Vabbè, allora, Gianni Dal Vomero, direttore, io sono arrabbiato con Insigne perché il capitano non deve mai farsi espellere, ma anzi doveva, ma sì, vado da Max, ma doveva, e sono sicuro che con lui in campo si pareggiava. Lo so che non si deve fare espellere il capitano, però ragazzi, se gli ha detto vai pure, vai a cagare, perché cacci ormai il giallo, dai il giallo, cacci il giallo e te ne vai, Max. No, Francesco, io stavo facendo un'altra riflessione invece. Il Napoli, con le tre squadre che lo precedono in classifica, ha perso tutte e tre volte. Lo so, capito. Sì, lo dicevamo. Però ripeto, una a tavolino, una con l'Inter stasera, che veramente io non la posso mettere tra le sconfitte, e con il Milan è l'unica che forse hai perso perché meritavi di averla persa. Eppure là, se la pareggi, non succede. Se la pareggi non succede niente, eh. No, non sei d'accordo? No, dillo se non sei d'accordo. No, hai perso pure col Sassuolo, Francesco. Ho capito, sì. Ma io l'ho detto in fase di presentazione di questa partita, ragazzi, il Napoli oggi, se perde la quarta partita, 3-1, rischia che già il campionato è comunque andato, perché chi però vince, Francesco, lo scudetto non perde mai più di tre partite. Quindi già sei alla quarta, ok. Però ragazzi, ne hai persa una a tavolino. Oggi questa è da schifo. Col Milan e con il Sassuolo ci possono stare, ma nulla di più. Però Francesco, il denominatore comune di queste sconfitte del Napoli, sai qual è? Che il Napoli ha regalato il 60-70% della gara a queste squadre. Perché quando poi dopo ha iniziato a giocare, da Napoli, le ha messe in difficoltà. E come giustamente dicevi tu, la può pareggiare con il Milan, la può pareggiare con il Sassuolo, la può pareggiare stasera. Allora questa è un'altra domanda da porsi. Per quale motivo questa squadra regala sempre un tempo? Per quale motivo questa squadra ha delle esitazioni nelle partite che contano? Nelle partite importanti, negli scontri al vertice, questo è il problema. Ma questo è il problema. La riesci a riprendere? Vedi la Sampdoria? Purtroppo la grande squadra, no, la squadra blasonata non ti dà l'opportunità di riprenderla. Anzi, se tu gli regali mezza partita, la accetta molto volentieri. Ragazzi, l'Inter stasera è stata una squadra, ripeto, che il Napoli in 10 contro 11 negli ultimi 10 minuti l'ha messa sotto, l'ha massacrata. Sì, io lo non so. Oso neanche immaginare. Lo devi fare prima, lo so, lo devi fare Bravo. Prima. Questo dico io. Perciò io sono, diciamo, un po' deluso. Perché penso che il Napoli abbia tutte le carte regole per il regola. Ma è chiaro. Allora, ha parlato Koulibaly. Una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto la partita giusta, con mentalità giusta, dimostrando cose molto positive. Peccato per il rigore, ma siamo stati solidi e abbiamo anche creato, abbiamo alzato anche il nostro livello di gioco quando siamo rimasti in 10. Per questo ci dispiace veramente non averla pareggiata. Come hai vissuto l'espulsione? In campo si dicono tante cose, lui non ha detto qualcosa di importante, ma l'arbitro ha deciso così. A noi dispiace perché perdiamo un grande giocatore, almeno per una partita, e speriamo che non salti tante partite perché abbiamo bisogno di lui. Ma la squadra deve lavorare anche su questo. Il Napoli di stasera è da scudetto, questo dovete dirlo voi. Noi lavoriamo per fare il maggior numero di punti. Diciamo di sì, ma dobbiamo essere consapevoli che la strada è lunga. Ora c'è una gara molto importante con la Lazio. Sarà un test per la nostra mentalità. Proveremo a prendere punti. Questo Napoli è più forte del Napoli di Sarri? Che domande stupide. Ogni domenica mi hanno fatto questa domanda. Bravo Koulibaly. Io posso dire soltanto che è una squadra diversa. Il Napoli di Sarri è passato, ora c'è Gattuso, un po' più diretto, e sta facendo punti. Dobbiamo solo dimostrare che abbiamo la mentalità giusta e prendere punti contro le grandi. Ecco. Chi criticava Manolas Koulibaly non capiva nulla. Quando è arrivato Kostas ho dovuto adattarmi, è stato un anno di transizione, quest'anno abbiamo parlato, sappiamo cosa fare, l'obiettivo è prendere meno gol possibili, se vuoi stare davanti bisogna avere la miglior difesa, e il Napoli da stasera
La mantiene la miglior difesa o no? La stavo appunto vedendo. 12 meno 3 fa sempre 9. Sempre primi, la Juve a 10, sì. Quindi siamo sempre primi. Vabbè, sempre miglior difesa del campionato, ragazzi. Il Napoli perde 4 partite, di cui una a tavolino, e ha la miglior difesa del campionato. Incredibile, eh? Vabbè, ragazzi, questo però dovrebbe far capire molti di voi che avete, insomma, anche criticato questo Napoli. Questa squadra ha ancora giocatori di Sarri che hanno il trauma arbitri degli scorsi anni. Provate voi ogni anno per tutte le partite a subire gli arbitri, vedete come finite. È Massimo, però bisogna togliersela dalla mente questa cosa. Ci vorrebbe un atto eclatante. L'atto eclatante come lo fa? Bernardo, comunque non stiamo troppo a rimuginare, voltiamo pagina e guardiamo alla prossima. Anche difficile per stasera, è andata così. Eh no, stasera non si dorme, no. Lo sapete, io ho il mio detto oggi più che mai. Però è vero, bisogna andare avanti, però almeno stasera fatemi... Ecco, intanto Ziliani ironizza su Bonucci Rizzoli, Gattuso ha sbagliato, gli arbitri non ospellano quelli che vanno testa a testa. Vabbè, ancora Conte, abbiamo sofferto, questa vittoria col Napoli vale il doppio. Insomma, ancora continua a dire questa cosa Conte, intanto si porta i 3 punti avanti e se ne frega lui. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Francesco. Ciao Cesarone. Ciao Cesarone. Buonasera, ciao Alberto, ciao Cesare. Lo so ciao, che Cesarone. Ti sei arrabbiato con Insigne, però tu dimmi una cosa, lo richiedo anche a te, cioè quanti vaffa o quanti vai a quel paese o vai a cagare sentiamo? Ma Francesco, scusami, io ti dico una cosa, poi... Anche, voglio dire, io ho giocato a calcio e tutti quanti, chi è che non l'ha mai detto, mandato a fare il culo l'arbitro? Io non credo che sia stato solo, scusatemi che ve lo dico. No, ma hai fatto bene a dirlo, tanto è mezzanotte. No, ma io non credo che sia soltanto il mandato a far culo, non ci dimentichiamo, che a me dispiace... Alzamelo un po', Cesare, che lo sento. Non si sente. Vai. Allora, io ti dicevo... Sì, no, la prima parte l'abbiamo capita, vai avanti. dicevo che intanto sappiamo, mi piace doverlo dire, ma sappiamo Insigne come si rivolge. Io credo che lì ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a fare il capitano. Io sono, Francesco, lo posso dire, tanto l'orario si può dire. Io sto letteralmente incazzato stasera, perché... sono forse tra quelli che, e voi lo ricordate, eravamo proprio in formazione come lo siamo ora, che quando abbiamo perso con il Milan sono stato l'unico che ha difeso il Napoli, massacrato. Sì, è vero. Stasera faccio il contrario, perché mi sono rotto le scatole. Siamo praticamente una squadra di pollastri. E io non voglio parlare, Francesco, mi dispiace, non sono d'accordo con te, non voglio parlare dell'arte. Il Napoli stasera ha perso e clamorosamente, ve lo dico, ha meritato di perdere, perché non si gioca in quella maniera lì per un'ora a fare il pallettino, non possiamo praticamente fare quella sciocchezza enorme in difesa, e ne abbiamo fatte due, perché l'Inter c'ha i campioni, e se su due palle che tu sbagli, una la butta dentro e col rigore la buttata dentro, c'è il rigore netto. Ma io ti ho detto che è rigore netto. Allora, Cesare, però allora mettiamo i puntini sulle i. È calcio di rigore perché c'è un fallo di Ospina. Io sono d'accordo, però ci sono due situazioni. Fatemi vedere un maledetto replay che non ho visto, Devo dare per scontato che non c'è il fuorigioco. Cesare, voglio vedere. Cesare, il VAR vuole anche non vedere niente, se non vuole vedere niente. Non lo so. Io voglio vedere. Però, fammi vedere il fuorigioco o non è fuorigioco. Lo vedremo. Però questo è uno. E punto due, Massa, senti che ti manda a fanculo il capitano del Napoli, che è giustamente arrabbiato perché in testa sua forse crede che tu non sei andato a vedere il VAR, soprassiedi, gli dai l'ammonizione e fai battere il calcio di rigore 1-0 per l'Inter, ma ci sono almeno altri 15 minuti da giocare, 11 contro 11.
Seguimi Cesare, perché questo è il problema. No, oggi... io ti seguo, sì. Però Francesco, questo è un arbitraggio scientifico. A protestare in quella maniera. Ho capito Cesare, ma allora se non dobbiamo neanche più protestare, allora ci mettiamo, come si suol dire, supini e aspettiamo che queste squadre ci superano. Nel Napoli, e sai come il Napoli è tartassato, sai che ti butta fuori, tu sei un imbecille che ti fai spendere. Io sto incavolato nero, ma poi anche con gli altri. Ma Francesco, ma voi avete visto i giri del Napoli? Tutti i telefonati, tutti sul primo palo, non ci sta uno che l'ha piazzata. Noi non abbiamo un attaccante che segna. Cioè io so, poi la personalità, perché non abbiamo giocato come negli ultimi 15 minuti? Perché non abbiamo giocato come negli ultimi 15 minuti? Queste sono domande che ci dobbiamo porre, però Cesare, una partita che comunque il Napoli nel primo tempo subisce mezzo tiro di Lautaro Martinez, che voglio dire... spiazza. È proprio per questo motivo la devi schiantare. Io sono incavolato perché per me l'Inter, scusami Francesco, per me l'Inter è una squadraccia. Stasera il Napoli avrebbe potuto... Ma lo sai da quanti anni lo dico? Lo sai da quanti anni lo dico che l'Inter è una squadraccia? Ma quest'anno ancora peggio. Noi gli abbiamo fatto fare 3 punti e poi vengono sempre sotto Natale, gli facciamo il regalo di Natale sempre. Questi sono dei veri e propri regali della Roma, anche sempre l'espulsione. Bravo, l'espulsione a Milano, prima Koulibaly, poi vabbè, sì, dai, quello sì. Hai capito? Sì. Vabbè, comunque io sono nero. Ma no, lo siamo tutti, Sì, ha ragione. Lo siamo va tutti. Bene, vi saluto ciao, ragazzi. Grazie Cesare. Ciao Cesare. Grazie. Ciao, allora, Cesare. Proviamo a fare un'ultima telefonata, poi facciamo un giro finale, non vedo altre dichiarazioni per ora. Credo che Gattuso, non so se ha parlato però in conferenza, perché fino adesso non l'ho letto, per ora non ho ancora notizie. Conte ha parlato, però insomma forse ce lo siamo persi. No, mi pare proprio di no. Allora dai, ultima telefonata, poi ci sentiamo domani. Pronto? Sì, buonasera, sono Giuseppe Retore del Greco in provincia di Napoli. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Giuseppe. Ho chiamato anche pomeriggio per quanto riguarda le critiche al Napoli. Sì, vai, dici la tua, dai. Sono qui prima di tutto per ringraziarvi per la possibilità che mi date sempre di parlare. E poi sono incazzato, se sentite non ho nemmeno più la voce, sono nervoso. Ho sbottato come un pazzo, non è possibile che il nostro Napoli deve essere derubato in questa maniera. Non sono d'accordo col telespettatore di prima che ha detto che il Napoli ha fatto dei tiri sul palo, non è vero, non sono d'accordo col telespettatore di prima. Il Napoli per me ha fatto una sacrosanta partita seria e per bene, il Napoli ha meritato di giocare le partite che ha fatto una grande partita. Per me il rigore non c'era, era fuori il gioco, come dice anche lei. Lo voglio vedere, io ho detto voglio rivedere un replay buono, voglio vedere un replay per buono. Me era fuori il gioco perché ho visto il replay e per me era fuori il gioco. Io come tifoso del Napoli sono schifato, è uno schifo perché il Napoli deve far sentire la sua voce. Noi possiamo parlare finché vogliamo, anche lei può parlare, tutti noi possiamo parlare finché vogliamo, ma la società si deve far sentire, deve mettere un comunicato stampa sull'inefficienza della Lega Calcio e degli arbitri. È una vergogna che il VAR venga usato solamente con chi si dice, con chi decidono di usarlo e quando vogliono loro. Il VAR se è stato messo per migliorare il calcio, deve migliorare, non distruggere il calcio. Io come tifoso del Napoli sono schifato. La tifoso del Napoli voglio un'esplicazione della Lega Calcio. Perché hanno messo il VAR? A cosa serve questo VAR? Serve per aiutare gli arbitri ad evidenziare gli errori che loro fanno in campo. Ma io qui vedo che più c'è il VAR, più ci sono gli errori di quando non c'era. Quando non c'era, c'erano degli errori clamorosi come anche Juve-Catania, il gol annullato al Catania, e adesso mi sembra che praticamente gli errori ci sono in triplo. Io non sono un tipo di criticare gli arbitri, ragazzi, sono una persona che non sono quello che vuole criticare gli arbitri, perché dopo ci affillano dal nord, dicono i napoletani si lamentano sempre degli arbitri, ma questa volta dobbiamo parlarne per forza, perché è uno schifo. Io voglio chiarezza, voglio sapere la verità, punto. Come stanno le cose? Lo dovremo forse un giorno, mai lo scopriremo. Grazie. Allora... Allora, secondo la moviola della RAI, ci scrive Francesco Navarra, la posizione potrebbe essere regolare, ma senza farlo mai rivedere. Stiamo aspettando ancora le linee. Quindi, insomma, ecco, è sul sentito dire. Allora, se è sul sentito dire, anche io posso dire che è fuori gioco.
Perché se è sul sentito dire, poi se mi traccia la linea e mi fa vedere il VAR, perché il VAR c'ha la linea per vedere che non è fuori gioco, allora sì, problema che non la tracciano, perché di qua, di giù, ci sono almeno due giocatori dell'Inter in fuori gioco, che sono sicuramente ininfluenti, ma me la devi comunque tracciare la linea, mai tracciata, questo io continuo a dire. Il problema che la stampa napoletana, e mi dispiace dirlo perché De Laurentiis è tanto amico dei giornali, perché lui vive solo con i giornali, parlo delle testate nazionali e delle locali, ma lui vive per i giornali potrebbe... napoletani invece non parlano mai, sempre zitti, supini, tutti quanti. Il problema è questo. Allora, noi lo diciamo perché abbiamo forza per dirlo. Gli altri, forse qualcuno, sempre assoldati un po' da questa stampa nazionale, forse non parla e non dice mai nulla. Purtroppo la stampa napoletana non fa quadrato, l'unica cosa che fa è quella di criticare quando ha bisogno di criticare, di far casomai anche nei siti un click in più, e oggi poi però quello che rimane arrabbiato siamo noi che siamo tifosi anche del Napoli. Ragazzi, allora, mezzanotte meno due minuti, un minuto a testa per concludere, vado da Max, poi chiude Alberto, dai. Sì, Francesco, sai come si dice a Roma quando si conclude un affare fra due persone che più o meno si conoscono? Famo affidasse. Capito, nel senso che praticamente stasera noi con questo rigore dobbiamo vivere col famo affidasse, cioè dobbiamo stare là e dire sì, vabbè, allora non c'era il fuorigioco ed è il rigore, perché a rivederlo non si può rivedere. Sky non l'ha fatto rivedere, la Rai non lo farà rivedere, Mediaset tanto meno, e allora non c'è niente da fare, le immagini sono sparite. Però Francesco, io prenderei il buono di questa serata e mi auguro che Napoli possa ripartire dagli ultimi 10 minuti di questa partita, e non fa niente se dovrà ripartire con Politano, Lozano e Petagna. Io credo che quest'anno, l'abbiamo detto, il Napoli abbia una rosa talmente omogenea che anche, diciamo, non proprio i titolarissimi credo che possano non far rimpiangere quelli che sono sempre, tra tantissime virgolette, i titolarissimi. Va bene, Alberto. No, sono curioso di vedere adesso la sfida che si giocherà domenica a Roma. Sono curioso e sotto certi aspetti, al di là proprio dell'impatto mentale che questa squadra spero avrà in maniera forte, un po' come quello che si è avuto in quel famoso primo tempo post polemiche con la Juve contro l'Atalanta, no? Una squadra che entrò in campo vogliosa di voler fare risultato. Sono curioso di vedere quel tridente lì davanti che giocò forza, per forza sì, di cose. Adesso giocano Petagna, Petagna, Lozano, Politano con Llorente in panchina. È l'unica soluzione che c'è, senza nominare un altro attaccante che è fuori rosa. Spero vivamente che questa squadra possa fare quadrato su questo episodio e su questa gara. Credo che domenica possa essere in qualche modo anche la prova del 9, perché un aspetto che questa squadra ha sempre fallito, almeno in questa prima parte di stagione, o comunque ha mostrato molto debole, è l'aspetto mentale. Quindi spero ovviamente che questa squadra possa riemergere sotto certi aspetti, al di là della prestazione, perché se poi il Napoli segna poco prima del rigore, magari avremmo detto bravo Gattuso, l'ha preparata molto bene, infatti, nel primo tempo ha teso l'Inter. Spero vivamente che sia così. Stasera c'è tantissimo amaro in bocca, spero vivamente che si faccia sentire la società magari nei prossimi giorni, ma dubito fortemente che ci sarà un qualcosa del genere, e spero vivamente che questo campionato non sia così come diceva prima qualcuno in una TV satellitare, che il campionato in qualche modo sia già segnato da questa sfida. Allora, Darmian dice: sul rigore ho visto la palla a metà strada e mi ci sono buttato. Il napolista, ci diamo sempre tutti, mette per ora la conferenza di Gattuso. Dice: ho parlato con Mertens, addirittura dice sicuramente non sarà dei nostri con la Lazio. Dice: ha la caviglia molto gonfia, sarà da valutare sicuramente nei prossimi giorni. La sconfitta non ci stava, abbiamo giocato con una candidata allo scudetto, tecnica e che crea problematiche anche fisiche. Dobbiamo ripartire dalla prestazione nonostante il rammarico. Lozano e Politano sono in una condizione fisica molto buona e saltano l'uomo. Politano lo salta con abilità e tecnica. Lozano ha grande velocità e crea pericoli. Buono il suo impatto,
dal primo minuto. L'altro giorno Matteo ha sofferto con la Samp e l'ho sostituito, ma abbiamo tanti giocatori che meriterebbero di giocare dal primo minuto. Tre domande, tre risposte sintetiche, ormai è così la conferenza stampa del Napoli. Gli aventi diritto, no? Sì, gli aventi diritto, non c'è... Non c'è all'inizio. Come si chiama? Come si chiama? Mola? La priority, priority list. Priority list. Vabbè, come ti piace dirlo a te. Ragazzi, è mezzanotte 02. Per chi ci sta seguendo ancora in diretta, siamo live. Vedrete la replica. Noi ci vediamo domani. Io ripeto, sono molto arrabbiato. Non si dorme. Mi dispiace. Ripeto, vorrei vedere almeno un replay buono sul rigore. Che c'è, l'ho detto mille volte, non lo voglio giustificare, non si espelle e si mette in ambascia una squadra in una partita che vale un pezzettino, sì. Io non dico che vale lo scudetto, ma un pezzettino, questo sì, vale sicuramente di questo scudetto. Massa ancora una volta scarso, mediocre e in malafede, purtroppo questo passa il convento, non c'è niente da fare. Ripeto, spero che ogni tanto la stampa napoletana faccia un po' quadrato, lo dico ai giornali perché tanto a livello nazionale a noi non ci stanno a sentire, però almeno i giornali, almeno i colleghi che scrivono sui quotidiani ogni tanto dovrebbero dire: signori, ma c'è qualcosa che non va. Non so, ma non ci credo, se De Laurentiis parli, non so come andrà a finire, e mancano pochi giorni alla sentenza su Juventus-Napoli. È chiaro che da ora, mezzanotte e 5, dobbiamo cambiare pagina, perché c'è da battere la Lazio, sì. Perché oggi parlavamo di quanti punti si potevano fare, io mi accontentavo di 2, qualcuno diceva 4, oggi Peppe, mi pare dalla Germania, ha detto anche 3, quindi oggi abbiamo buttato il bonus, adesso bisogna provare a vincere con la Lazio, che sicuramente non sta benissimo. Poi vediamo, c'è l'ultima col Torino e vediamo un po'. Grazie ad Alberto Caccia, grazie, che ritroviamo voi, venerdì, ci ritroviamo, sì, e te venerdì, saremo nel prepartita e ancora analizzeremo. Grazie a Max, ciao Max, ci vediamo presto, ciao Max, quando volete, grazie a voi, ciao Max, buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte, sempre a Marco Mennillo, che oggi veramente ha fatto ultra straordinari con quante dirette, quanti so, cambi di volevi anche rubarti il programma di Don Francesco oggi, sì, ci ho provato un attimo, ma era prima di questo Napoli-Inter, perché adesso veramente sono arrabbiato nero. Continuerei per ore a parlare per sfogare la rabbia, però vabbè. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo domani 15:30 come al solito, e poi ancora venerdì, ancora domenica. Ci fermeremo solo dopo Napoli-Torino per un 7-8 giorni, sperando almeno di riposare qualche minuto in questo Natale un po' particolare. Forza Napoli, sempre, grazie e non si dorme.